su uno degli ultimi volumi di Science, la rivista scientifica più importante al mondo insieme a Nature, sono usciti tutta una serie di articoli sul sonno, quello che sappiamo, quello che non sappiamo, quello che vorremmo sapere e soprattutto le prospettive future. Insomma, mi sono infognato male e ciao, sono Francesco Damiano, sono un medico e oggi parliamo di sonno, in particolare dei benefici di quest'ultimo, soprattutto sulla memoria. Il sonno occupa circa un terzo della nostra vita, quindi rappresenta un'attività fondamentale, ma molte persone, me compreso, anche se ultimamente sto cercando di rimediare, vi pongono poca attenzione. Il motivo deriva da una credenza errata: si pensa che il sonno sia essenzialmente tempo perso, qualcosa da concedersi dopo che hai fatto tutto quello che dovevi fare nel corso della giornata. In realtà, come tutte le cose, è molto più complesso di così. Parliamo di una funzione biologica fondamentale che regola tutte le altre attività del nostro organismo. Parliamo della respirazione, della funzione cardiovascolare, del sistema immunitario, della capacità di crescita e soprattutto ha una funzione benefica, soprattutto sul cervello. Durante il sonno, infatti, circa un quinto del sangue totale del tuo organismo viene indirizzato al cervello. Come mai? Perché quest'ultimo, il sonno, è fondamentale per la memoria, in particolare per la memoria a lungo termine. Siamo nel 1800 e lo psicologo tedesco Hermann Ebbinghaus ha appena dimostrato che perdiamo circa il 40% delle informazioni entro 20 minuti da quando le abbiamo acquisite. Questa perdita può essere prevenuta attraverso il meccanismo della consolidazione, ovvero il meccanismo tramite il quale trasportiamo le informazioni dalla memoria a breve termine in quella a lungo termine. Ti consiglio di andare a vedere il video su Ernie Moleison che ti lascio in descrizione per avere un'idea di come funziona la memoria e soprattutto come abbiamo scoperto il suo meccanismo di funzionamento, o perlomeno come l'ha scoperto la dottoressa Brenda Milner negli anni 50. Gli ulteriori studi di Eric Kandel negli anni 90 hanno contribuito a plasmare il modello di funzionamento della memoria che regge ancora oggi. Protagonista di tutto l'ippocampo, questa piccola area che si trova proprio qui in mezzo al cervello. In sintesi, i nuovi dati vengono stoccati temporaneamente nella memoria a breve termine. Da lì viaggiano all'ippocampo che crea e fortifica le connessioni neuronali preesistenti con la corteccia. Qui, infine, le informazioni vengono salvate come memoria a lungo termine. Quindi, come mai ricordiamo semplicemente alcune cose e altre le dimentichiamo? Perché esistono diversi meccanismi che permettono di fortificare la memoria. Un primo esempio sono le emozioni. Quello che succede in condizioni di particolare stress o di particolare benessere lo ricordiamo meglio per le connessioni dell'ippocampo con le aree deputate alla gestione delle emozioni. Siamo davanti a un meccanismo evoluzionistico che ha permesso alla specie umana di sopravvivere. Se ti ricordi molto bene la paura che hai provato quando hai incontrato il leone 30.000 anni fa, sarai molto più preparato a combattere o a fuggire quando lo incontrerai di nuovo. Uno dei fattori più importanti, però, per il consolidamento della memoria è il sonno. Questo è costituito da due parti, il sonno non REM e il sonno REM, che si susseguono a cicli di circa 90 minuti. Il sonno REM a sua volta è diviso in tre stadi: lo stadio 1, che è lo stadio dell'addormentamento, lo stadio 2, che è quello in cui le onde cerebrali cominciano a rallentare, sebbene ci siano ancora alcuni spike di attività, e infine lo stadio 3, che è quello delle onde lente, delle onde delta. Questo è lo stadio nel quale i muscoli si rilassano e rallenta non solo l'attività cerebrale, ma anche il ritmo cardiaco e la respirazione. Abbiamo infine la fase REM, che sta per Rapid Eye Movement. I muscoli sono completamente rilassati, l'attività cerebrale riprende come durante la veglia e soprattutto gli occhi si muovono in maniera particolarmente tipica, si muovono velocissimamente, da qui il nome Rapid Eye Movement. Le ultime due fasi, quindi lo stadio 3 e la fase REM, consolidano ognuna un diverso tipo di memoria. Durante il sonno onde lente, quindi lo stadio 3 del sonno non REM, a beneficiarne è la memoria dichiarativa, ovvero la capacità di rievocare, quindi dichiarare un particolare concetto, come ad esempio un numero di telefono o una poesia. Ed è durante questa fase che le informazioni fanno il viaggio tra ippocampo e corteccia che ti ho raccontato poco fa. Il sonno REM, invece, con la sua attività simile alla veglia, permette di consolidare la memoria procedurale, ovvero la capacità di ricordare come si svolge un compito, ad esempio suonare il pianoforte. Alla luce di tutto questo, è consigliato andare a dormire 3 ore dopo aver studiato qualcosa e un'ora dopo essersi esercitati nella pratica di qualcosa. Quindi, dormire poco peggiora non solo la tua salute a lungo termine, ma riduce anche quello che conservi dopo aver passato una giornata a studiare o ad esercitarti. Morale della favola: dormici su, è un buon consiglio. Ogni volta che ci sveigliamo con un cervello nuovo e potenziato. E se non riesci a dormire, ti consiglio di
stavolta non l'ho rotto, di iscriverti al canale perché ho intenzione di fare un video dedicato all'insonnia e a qualche strategia. Questo video è finito e se pensi che contenuti di questo tipo possano avere qualche tipo di valore per te, ti invito ad iscriverti, a lasciare un mi piace, magari un commento, perché mi fa particolarmente piacere e soprattutto mi aiuta con l'algoritmo di YouTube. Io sono Francesco Damiano e ti saluto. Ciao! Dai, forse per oggi abbiamo finito, eh?